One Podcast. Che film guardo stasera? Ve lo dico io, Betty Senatore. Bentrovati a tutti. Nella giornata internazionale dei diritti della donna vogliamo raccontare un film ispirato a una storia realmente accaduta in Francia, che ha dato lo spunto allo scrittore e commediografo italiano Stefano Massini di portarla a teatro e successivamente al cinema. Cosa succederebbe se vi chiedessero di rinunciare a 7 minuti della vostra pausa pranzo durante l'orario di lavoro? Risponde a questa domanda il film 7 minuti, storia di un gruppo di operai e di un'azienda tessile in procinto di essere acquisita da una multinazionale estera, con il rischio che ciò comporta nella classe lavoratrice meno tutelata. Nella vicenda la multinazionale chiarisce di non voler licenziare nessuno, ma inizialmente chiede solo la riduzione della pausa pranzo. Questa apparente piccola richiesta porterà le operaie della fabbrica a un confronto in molti tratti anche aspro. Ognuna delle protagoniste vive una serie di travagli personali e difficoltà, anche nello stesso ambito lavorativo. Emergono tanti problemi: la difficoltà di mantenimento con uno stipendio contenuto, la complicazione di conciliare lavoro e maternità, la disabilità e anche la mancata denuncia di molestie sessuali sul posto di lavoro. Tutti questi temi montano lungo l'arco del racconto e arrivano a esplodere quasi in contemporanea, poiché la vicenda copre un'intera giornata. Riusciranno le protagoniste a raggiungere un accordo, anche se travagliato? Allora, non voglio dimenticare la forza vera che sono le nostre operaie. Siamo state vendute. Chi ci possedeva? Da domani è in minoranza. Comandano i soci stranieri. Allora, ci fanno fuori o siamo salve? Ognuna di noi dovrà votare espressamente sì o no. Bianca, che cazzo stai a dire? Rispondi! Parla chiaro, che cosa vogliono? Ci mettano alla prova, per vedere che cosa possono ottenere. Qui è tutto a nostro vantaggio. 11 sono le protagoniste di questa storia, 11 le attrici, tra cui Cristiana Capotondi, Ambra Angiolini, Violante Placido, Ottavia Piccolo, Fiorella Mannoia, strepitosa, e poi ancora Maria Nazionale insieme a Michele Placido, che è anche il regista del film. Un cast davvero speciale per raccontare un cinema di impegno civile come accadeva di vedere più spesso negli anni 70, quando le condizioni di sfruttamento della classe operaia erano un tema più sentito dall'opinione pubblica. Come abbiamo accennato, la vicenda muove i passi da una realtà che non può essere riconducibile a quella di un solo specifico paese. I fatti risalgono a qualche anno prima in Francia, ma è terribilmente attuale in molte parti del mondo, dove l'effetto della globalizzazione e il sopravvento delle aziende multinazionali ha cancellato o in molti casi ridimensionato i diritti conquistati in decenni di lotte sindacali. Con questo film auspichiamo un ritorno all'impegno civile nel cinema, non solo italiano. 7 minuti è disponibile su RaiPlay, Rakuten TV, Chili, Google Play Movie. Fazzoletti 4 su 5 per un film di denuncia che racconta come si fa presto a perdere tutto, anche se si rinuncia a poco. Soli 7 minuti. Buona visione, a domani. We'll be right back.